le mostre della stagione sono tutte figlie mie, non ce n'è una che amo più delle altre. C'è stato però un momento eccezionalmente emozionante, è stata la performance di Zhang Wan ai Musei Capitolini a Roma. È stata l'unica operazione del progetto realizzata fuori dalla galleria, e nello specifico l'abbiamo realizzata ai Musei Capitolini di Roma, e vicino alla fontana del Marforio, quindi in un punto importante dei Musei Capitolini con una grande caratura storica, e quindi in una posizione privilegiata rispetto alla città e quindi rispetto anche all'operazione stessa, che ci ha permesso di costruire con Zhang Wan il progetto intitolato My Rome, che credo si possa tuttora considerare una delle cose più belle e più forti realizzate dall'artista cinese, e che ha permesso di fare un'esperienza importante in quello che è uno oggi degli approcci più sentiti nell'arte contemporanea, ovvero il rapporto tra Occidente e Oriente. Dice che ha iniziato a dipingere come tanti ragazzi si trovano appunto all'inizio della loro carriera a dipingere, ha provato a dipingere un po'. Poi un giorno ha incontrato una modella, c'era una modella in uno studio, nuda, senza una gamba. E lui in quel momento ha sentito la vicinanza del corpo e si è avvicinato a questa modella e ha avvicinato la sua gamba a quella che alla modella mancava e ha detto: io ho costruito qualcosa con il mio corpo e il suo. Ed è stato ormai 15 anni fa. Ha costruito questa sua prima opera utilizzando appunto il corpo, il suo corpo, la sua gamba e il corpo della modella, e ha capito che, ed è stato lì che ha capito che il corpo era importante per lui più che il pennello, la tela per dipingere. Poi il rapporto dell'artista che fisicamente ha interagito con questa statuaria classica e quindi molto distante anche da quella che è l'iconografia a cui l'arte orientale è abituata, ci ha permesso di creare in una relazione tra posizioni del Tai Chi e posizioni invece iconografiche della statuaria già presente appunto come elemento forte del paesaggio romano, ecco che questo ha creato poi delle sinergie di immagini che hanno dato vita a delle fotografie davvero splendide. Prima di considerarsi un performer, si considera principalmente una persona, un uomo che fa delle cose, che si esprime in alcune, nelle maniere che lui ritiene opportuno. Ha detto: non so bene come mi colloco io all'interno del panorama contemporaneo, però so di essere principalmente un uomo, prima di tutto, che si esprime in un certo modo. È stato un andare senza rete, un andare senza rete che è stato estremamente emozionante. È anche stata l'unica volta che una galleria privata ha prodotto il lavoro di questo eccezionale artista, e beh, questo è un orgoglio personale al quale tengo particolarmente.